La Marina ha lavorato bene. Ovvio, parliamo della Terra. Meglio tardi che mai. Perché non mostri un po' di rispetto, Romeo? Era per dire, Dutch, una l'hanno persa. No, ce l'hanno lasciata. Conoscete la musica? Balliamo dunque. Ciao, bellezza. Alle capsule. Ora. Rimpiazzi? Dopo anni di guerra, chi non lo è? Almeno ascoltano. Solo me. E non ci sono buone notizie per loro. Gli ordini sono ordini. Avanti, Veronica. Nulla è più importante di quella porta aerea. I miei ordini lo sono. E, Buck, chiamami capitano. Salterò questo giro. Ma puoi mostrarmi dove sedermi? Che diavolo di corazza aveva addosso? Non so, Mickey. Non guardavo la corazza. Scherzi? Sarà un corpo a corpo. Perfetto. La penultima, di fianco alla mia. Intimo. Non ci dici il suo nome? Lady Intelligence Navale. Il nuovo capo. Oh, diamine. Quindi cucitevi la bocca, sedetevi e preparatevi al combattimento. E che me ne faccio di questa roba in una nave Covenant? Svegliati, signorina. Tranquillo, recluta, non morde. E poi, è uno di quei momenti, no? Meglio starsene zitti e fare i duri. Le truppe Covenant si stanno raggruppando sotto la porta aerea. Si stanno ritirando? Perché? Non lo scopriremo mai, stando qua su. Soldati, siamo i numeri uno e nessuno ci fermerà. Mi correggo. La Marina ha lavorato male. Romeo, ricordi quando ti ho detto di cucirti la bocca? Sì? Era un ordine permanente. Capitano, 15 km dal ponte. Pronti a cambiare traiettoria. Al mio segnale. Cos'è che ha detto? Ora. Siamo fuori rotta! So benissimo dove stiamo andando. Ma così mancheremo la porta aerei. Radiazioni! Una bomba nucleare dei Covenant. No, la porta aerea sta per saltare. È una frattura iperspaziale, dovete... EMP, perdo potenza. State azionando i paracadute. Non sarà facile.
deciso di farti un rimborsare. Tappati le orecchie. Granate! Eccolo là!
Dici il suo nome. Lady Intelligence Navale. Il nuovo capo. Quindi cucitevi la bocca, sedetevi. E preparatevi al combattimento.